Il biofeedback è uno strumento psicofisiologico che viene utilizzato per insegnare alle persone a riconoscere le risposte fisiologiche involontarie, a modularle e anche a modificarle. Le risposte fisiologiche sono 5, abbiamo la respirazione, la conduttanza cutanea, la temperatura, la frequenza cardiaca e anche la tensione muscolare. Come fa la persona a riconoscere le sue risposte fisiologiche? Mettiamo dei sensori sulla mano, intorno al fianco e sulla parte muscolare. Questo può essere un trapezio oppure capo, dipende un po' le esigenze della persona. La persona vede le sue risposte fisiologiche direttamente su un monitor e attraverso questo monitor la persona con dei training specifici va a lavorare in modo accurato, quindi se abbiamo una difficoltà per esempio nell'attivazione, quindi nella gestione dell'ansia, prenderà a ridurre il battito cardiaco, a ridurre la tensione muscolare, ridurre la conduttanza cutanea, ad aumentare per esempio la temperatura. Cosa avviene durante il training? La persona vede appunto sul monitor le sue risposte e attraverso uno stato di rilassamento, attraverso un'attenzione focalizzata, attraverso la capacità di rimanere centrata, la persona vede come queste risposte si modificano. Il neurofeedback è uno strumento psicofisiologico che mira ad aiutare le persone a modificare i propri stati mentali e a modificare le onde cerebrali e l'ampiezza di queste onde. Viene utilizzato in particolar modo con disturbi dell'attenzione, dove si vede che il bambino, il ragazzo in questione, durante un compito cognitivo ha una prevalenza per esempio di onde teta. Durante il training si insegna proprio al ragazzo a mantenere un'attenzione vigile e rilassata in modo da ridurre queste onde che sono delle onde disturbanti ed attivare le onde invece della calma, dell'attenzione, le onde ASMR. Il biofeedback e il neurofeedback vengono utilizzati sia nell'ambito della salute, quindi per lavorare su stati depressivi, ansiogeni, ma anche nell'ambito del benessere, quindi nella prestazione, nello sport, nel miglioramento della propria performance, quindi memoria, attenzione, concentrazione, problem solving.